avanti che sono materie sconsiderate, dicono no, ma questo non è Cavallini, questo è un pittore che ha già visto Giotto, che sì, infatti ha visto Giotto, ma che ha visto anche Giotto a Napoli, penso che ci sono dei colleghi e amici, o comunque colleghi che lavorano su questi tipi, che dicono che quegli affreschi della Cappella Caracciale sono degli anni 30 del 300, non del primo decennio, perché c'è già il segno di Giotto. E loro concepiscono Cavallini come un pittore con i paraocchi, che non sia mai che vede Giotto, perché se non vede Giotto è un grande, e se vede Giotto vuol dire che è un pittore che dipende da Giotto. In realtà noi qui siamo ancora, noi storici dell'arte attuale, figli di vasari, dico intanto i miei studenti, che micidialmente ha scritto nelle vite che Cavallini è stato scolaro di Giotto. Da quando ha scritto questa maledetta cosa, vasari, gli storici dell'arte si uccidono per dimostrare o che Cavallini non è scolaro di Giotto o che Cavallini è scolaro di Giotto. E noi nel 2000 e passa stiamo ancora a discutere di questa cosa. Ovviamente Cavallini, che era un artista formidabile, guardava Giotto, ma perché non lo doveva guardare? Tutti i grandi artisti del primo 300, Simone Martini, Duccio e Lorenzetti, hanno guardato a Giotto. Perché non guardare a Giotto? La grandezza di un artista, e soprattutto in questo periodo che stiamo parlando, non sta nel non guardare, cioè nel fare delle cose indipendentemente, originalmente, ma nel guardare. Guardare non significa copiare. Cavallini è in grado di dire qualcosa di suo fuori dal gioco, in una maniera assolutamente originale. Se lei torna alla Cappella Caracciale dopo il restauro, lei vedrà che Cavallini è capace di soluzioni di fusione cromatica, di idee prospettiche, che sono parallele alla ricerca di Giotto, ma questo non toglie nulla alla sua originalità. Però noi purtroppo lavoriamo ancora così, un po' per schematismi e per sfondi. Detto questo, io penso che il Cavallini vero, quello napoletano, sia quel Cavallini lì, cioè il Cavallini che dopo Santa Cecilia realizza nel 1302 la lunetta di Santa Maria d'Araceli, il monumento d'acqua sparta, e poi arrivato a Napoli va avanti celermente, perché è un artista, è uno dei padri della pittura italiana. Questi artisti hanno minore fiato, minore respiro, forse minore qualità, che non toglie che per me il ciclo della regina, come dimostra il fatto che oggi siamo qui piuttosto che lì, è uno dei cicli più affascinanti della Napoli Antiolina, per le tante cose che ho provato a dirvi, cioè non solo per la qualità delle loro pitture, ma per la completezza delle loro pitture, per l'iconografia, per il legame con la storia, con le volontà di questi grandi committenti che sono gli Angiò di Napoli. Questa era l'idea per cui venire a Donna Regina poteva risultare molto più divertente e più utile che non andare alla Cappella Caracciale. Ma un'altra volta andremo alla Cappella Caracciale. Bene.